Eccoci qui, cari amici, per qualche riflessione come di consueto sul mondo della pallavolo. Iniziamo inevitabilmente dalla prima edizione della Volleyball National League maschile che è andata in archivio a Lille, applaudendo il successo netto meritato della Russia. In finale ha battuto la Francia con il punteggio di 3-0. Ancora una volta, a dir poco strepitoso, Maxim Mikhailov, un giocatore veramente straordinario, è stato premiato con merito MVP. Al terzo posto gli Stati Uniti, che hanno battuto 3-0 il Brasile. Queste quattro squadre saranno sicuramente protagoniste al prossimo mondiale che scatterà in Italia il 9 di settembre. Anzi, credo che saranno loro a suddividersi i favori del pronostico per il successo iridato insieme all'Italia, che purtroppo non c'era questo appuntamento. Perciò per la squadra di Checco Blengini un'occasione sprecata per misurarsi con il Gotha del volley internazionale, per capire esattamente cosa fare in prospettiva mondiale. Adesso c'è una lunga estate per preparare quello che sarà sicuramente l'appuntamento di maggior rilievo, non solo di quest'anno, ma anche in prospettiva per il movimento di tutta la pallavolo, non solo quella maschile. Da lunedì la nazionale femminile invece è al lavoro a Roma, il mondiale scatta a fine settembre, dunque c'è veramente tantissimo tempo per Davide Mazzanti, che sarà insieme a Serena Ortolani uno dei premiati in una serata bellissima, il premio Fair Play, il 19 di luglio a Castiglione Fiorentino. Con lui ci saranno alcuni dei più grandi atleti della storia, non solo della storia dello sport italiano. Qualche nome: Marco Ortolani, Vanessa Ferrari, Carolina Kostner, Arianna Fontana, Daniela Antuciova, pensate, Tony Kukoc, che ha vinto addirittura tre titoli NBA con i Chicago Bulls di Michael Jordan. Ci saranno veramente tante emozioni da condividere. Sono molto felice di poter, tra l'altro, condurre anche quest'anno questa bellissima serata. Con me ci sarà Rachele San Giuliano, campionessa del mondo nel 2002 a Berlino. Poi Mazzanti sarà uno dei relatori in occasione del corso per allenatori domenica 16 settembre a Trento. Con lui ci sarà Angelo Lorenzetti, una coppia fanese di assoluto rilievo. Sabato 8 settembre, invece, l'appuntamento consueto con il workshop per i tecnici è al Centro Pavesi di Milano. Un quartetto d'eccezione: Silvano Prandi, il professore che ci parlerà inevitabilmente del muro, e poi Daniele Santarelli, neocampione d'Italia con Conegliano, Alberto Giuliani e Samuele Papi, che farà una testimonianza d'eccezione sulla ricezione, direi un fondamentale che lui ha interpretato piuttosto bene durante la sua strepitosa carriera. Tutte le informazioni le potete trovare su dallarivolley.com, dove ci sono anche tutte le news che fanno riferimento a un volley mercato, come sempre, in grande, grandissimo fermento. Buona pallavolo a tutti, ciao!